per questo secondo appuntamento queste due forme artistiche si coniugassero tra loro, e infatti martedì e mercoledì abbiamo proiettato nella biblioteca comunale di Catanzaro e ieri invece nella Proloco di Zagrise il film Passione di Gian Turturro. Quindi abbiamo già avuto modo appunto di ammirare questi solisti nella loro performance tra i vicoli di Napoli, che appunto è descritta in maniera mirabile, innovativa, come forse non l'abbiamo mai vista, da questo grandissimo regista che è Gian Turturro, che ha ispirato poi anche questo concerto di Passione. Come diceva Sergio Dragone, appunto abbiamo una schiera di grandi solisti, che ognuno dei quali interpreterà, diciamo, a proprio modo l'anima napoletana, quindi alcuni in una chiave più tradizionale, altri invece in una chiave più innovativa, secondo appunto il proprio stile. E quindi ve li presento, abbiamo qui con noi adesso Monica Pinto. Questo mestiere, e sono tanti anni che noi portiamo avanti la nostra musica, no? La nostra generazione, no? E io personalmente dal 60 fino al 90, cioè voglio dire, sono passato un po' da tutte le parti, no? E questa situazione nostra è una delle tante alla quale noi abbiamo fatto anche negli anni passati, no? Ma questa credo che sia una delle più forti in questo momento, no? Cioè già un anno e qualcosa che camminiamo così via. Abbiamo molto successo in tutte le parti, perché poi in realtà questa musica che noi, la signorina qui ha detto tradizionale, avanguardia, non è così. Noi veniamo da Napoli, facciamo musica napoletana al 100%, ci sta l'avanguardia dentro e ci sta la tradizione, ma questo è un fatto naturale nostro che abbiamo noi, no? Cioè voglio dire, noi siamo fatti così, c'è questa passione dentro di noi che non finisce mai, e la mettiamo fuori.